1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Eccoci qua. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie ancora per la vostra pazienza e ben ritornati. Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, ben ritrovati, grazie ancora per la vostra pazienza. E scusate, ma ho avuto un piccolo problema tecnico da risolvere e vi chiedo ancora scusa per questo. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille ancora a tutti, ben ritrovati. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, ancora grazie per la vostra immensa pazienza. 1RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, grazie veramente di cuore per essere ritornati qui in live. Allora, un attimo solo, mi sono Fabrizio dimenticato. Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, ben ritornati. Allora, vediamo un po'. 1RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Allora, si è bloccato? Vediamo un po'. Perfetto, allora abbiamo. Precedentemente ho lavorato il campo con il diserbante. Adesso prepariamo la trebbia. Qua mi sa che devo ricreare un piccolo deposito per le lame. Adesso andiamo a recuperare. Andiamo subito a recuperare un po' di un po' di cose, shabby cose. Andiamo a recuperation, un po' di cose. Oggi è una giornata strana, sarà che si avvicina Halloween e qua qualcuno ha detto dolcetto scherzetto e mi hanno fatto lo scherzetto qua. Vabbè, dai, capita, sono cose che capitano. Intanto iniziamo a preparare la trebbia qui a bordo campo e direi che è stato un bel toccasana l'acquisto del macchinario per fertilizzare. La macchina fertilizzatrice è stata veramente un ottimo acquisto. Ah, ecco, ok. Allora, intanto la mettiamo a bordo campo. Allora, mi sembra che carburante ce n'è a sufficienza. E io direi a questo punto di mandare allo scorrimento del tempo veloce. Più che andamento lento, questo deve essere andamento veloce. Ne aspettiamo che cresca il raccolto. Nel frattempo andiamo in farm, ecco, e occupiamoci un attimo delle nostre amiche mucche. Allora, vediamo pure
d'acqua, mi sembra che... Ok. Ci occupiamo un po' delle nostre amichette mucche, vediamo di cosa hanno bisogno gli animali. Allora, le mucche hanno bisogno di trazione mista a gogo, quella va fatta. I cavalli per il momento stanno benino, vediamo un po' come siamo messi al latte. Per il momento no, direi di non vincere, quindi ritorniamo qui. E quindi oh, è cresciuta anche. Sono sbucate le piantine, ottimo. Semi di soia, ecco, su questa mappa qui vi permette di guadagnare un bel po' di soldini. Ma ok, perfetto. Allora, io direi, arrivato a sto punto, di mettere la crescita veloce e poi iniziare a lavorare sul campo. So, this is the first grid of growing up of the plants here. I will accelerate the process of growing up, and then I will work on the field and we will earn a lot of money. Ai, ai, ai. Speriamo che non venga a piovere. Allora, vi chiedo scusa, ma se sentite l'interferenza, ma ho ricevuto una telefonata. Allora, ancora vi chiedo umilmente scusa per avervi messi un po' da parte. E comunque avevo paura di perdere tutto qua, ma in realtà sono stato fortunato perché per il momento pare che stia resistendo tutto. Ottimo, questi sono tanti soldini. Semi di soia, quindi dicevo che su questa mappa qui la DLC Alpine sia la soia e sia la vendita del latte vi permetterà di recuperare e guadagnare un bel po' di soldini, quindi io vi consiglio di partire quantomeno con soia e, come dice anche l'amico, la zappa storta, anche la colza frutta parecchio.
Ma in questo caso su questa mappa io, dalle mie esperienze personali, vi consiglio di utilizzare e quindi di coltivare a gogo la colza. Ok, noto che ci sono un bel po' di cali di fotogrammi, per cui ecco qua, mi pare che si è ripreso un pochettino, perfetto. Ok, e noi approfittiamo, qua lavoriamo di notte, va bene così, altrimenti poi avrei rischiato di perdere tutto il raccolto. So in this moment I am working during the night time because everything was growing up so faster, and I didn't have the intention to drop and lose a lot of money that on this map we will and you can earn selling soya beans and milk. You will earn a lot of money. This is the DLC Alpine, and you are watching in this moment a new kind of making videos that it's called soft gaming. And if you are watching this video by curiosity, or if you are if you entered in this channel as well, you can if you are loving this kind of making videos or producing contents, and if you are feeling relaxed, it's okay. The soft gaming goals is this one, letting you feel relaxed while and after, if you are watching live streaming or videos. So thank you so much again, and please stay and let me feel in great company with you. Thank you so much. Alors, bonjour, salut, et bienvenue dans le canal. Merci encore pour vous être arrêté à regarder cette direct ou ce vidéo. Bienvenue, et ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas une vidéo quelconque ou une direct quelconque, mais c'est une direct expérimentale. Je suis en train d'inventer un nouveau format de jeu qui s'appelle Soft Gaming. Et le but de ce genre de vidéo, direct ou réplique, c'est de faire sentir le spectateur relaxé pendant ou après avoir regardé ce genre de contenu de contents comme disent les anglais, et j'espère que vous allez bien agréer aimer ce genre de nouveau genre de faire des vidéos et produire des matériels audiovisuels visuel. Et si vous êtes en train de l'aimer, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal ou la vidéo et suivez mon canal. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser à la visualisation du vidéo. Et comunque, ottima la scelta.
di aver acquistato questa trebbia che è la John Deere X9, che con la mod dell'usato mi è costata all'incirca 800.000 euro di listino, però poi vendendo macchinari, la vecchia trebbia e tutto quanto, ho speso all'incirca 200.000 euro, perché poi ho venduto un po' di cose, quindi alla fine questo macchinario è come se l'avessi pagata 200.000 euro. E ovviamente ho potuto fare questo vendendo la soia. Perfetto, mettiamo un po' di musica in sottofondo, così. Ci tiene un po' di compagnia. E noi adesso continuiamo un po' il nostro lavoro sul campo. Cerchiamo di andare più o meno dritti. Ovviamente, per quanto riguarda la versione della scelta della trebbia, c'erano di due tipi: la versione US, quindi americana, e la versione europea. Ed io ovviamente ho scelto questa qui americana perché mi permette di risparmiare un po' più di tempo, e quindi mi permette anche dal serbatoio di accumulo di poter recuperare un po' di spazio. Voilà, zio Fernbus, bentornato. Io in questo momento sono 20 minuti che ho iniziato a fare la live qua. Auto un inconveniente tecnico durante la live all'inizio, e mi sono scervellato per capire il problema qual era, ma alla fine ho capito, era il software che ho utilizzato per la webcam che faceva laggare parecchio. Ah, ma come mai anche a te hai avuto problemi tecnici? Perché io ho dovuto riavviare il router qua. Oltre al fatto che ho dovuto poi disinstallare il software, appunto, che gestiva un secondo software. Allora, forse era un problema di Twitch. In questo momento mi dici gentilmente com'è la live, se eventualmente lagga di meno. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie.
Grazie mille. Cir 10. Wella, grazie mille. Grazie. Zio Firebus. Ok, dai, perché mi sono scervellato. Poi volevo anche utilizzare la webcam, solo che quando si va in diretta non si possono modificare i parametri qua su Gamecaster, e quindi è per questo che sto in questo momento sto facendo la live senza webcam. Dimmi un poco, zio Ferbus, cosa porti di bello? Ovviamente se non conoscete Fernbus, o se conoscete Fernbus, insomma, vi invito a seguire il suo canale insieme a quello di 9gire0, poi Arvid underscore 80, Wopparan, la zappa storta, Jason Farm, insomma, tutti gli amici streamer consigliati. Grazie zio Fernbus. Ovviamente, come dico sempre, seguite anche i vostri streamer preferiti. Ecco, allora facciamo così. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, cir 10. Ue, uaiu, grazie per il caffè. Come si dice da queste parti? È una bella carica caffeina. Allora, gioco a sorpresa. È sicuramente qualche gioco che a me piace, anzi, che mi harba. Così mi vengo a divertire un pochettino. A che ora fai la live? Sembra le 19? Approfitta per fare un po' di pubblicità in questo momento che siamo in diretta, oppure chi guarderà questo video in replica qui su Twitch o su YouTube potrà così venirti a trovare durante le live. E ovviamente approfitto per ringraziare tutti quanti voi che state guardando questo video in diretta e che mi state tenendo compagnia, ma ovviamente io ringrazio in particolar modo voi che guardate questo video in replica qui su Twitch e o su YouTube, sul canale YouTube. E se non l'avete fatto, vi invito a seguire i miei canali social, che sono Instagram, Facebook, YouTube e ovviamente Twitch. Grazie. Outlast è quello ambientato nel Far West, Outlast, perché se mi sbaglio mi sembra di averlo visto come gioco, sì, come titolo. Ah, allora dovresti poi selezionare il pubblico per almeno 16 anni, un po' macello effettivamente. Diciamo che non è proprio il... Oh, ecco qua, funziona. Diciamo che non è proprio indicato per tutti, e allora se è così, insomma, è bene rispettare, insomma, queste cose, perché poi ci sono anche tanti giovanissimi web spettatori, e quindi mi sembra anche giusto
Fare attenzione. Ai ai ai, mi sono perso Bus Simulator. Ma ti appi sempre i furbacchioni, quelli lì che vogliono girare a gratis, come si dice dalle mie parti, a scrocco. Per chi non l'avesse mai fatto, vi consiglio di seguire Fernbus in versione conducente d'autobus, perché è veramente uno spasso. E poi soprattutto perché quando inizia a fare il controllore li sgama a più di 1 metro di distanza. Caspiterina. E insomma, i furbacchioni salgono sempre. Ma quelli prima o poi sapranno che quando vedono te alla guida e non hanno il biglietto, poi devono andarla a fare, altrimenti poi arriva la multina. E a zio Fernbus è molto attento su queste cose. Lo sai, a proposito di Bus Simulator, io sto pensando di acquistare il gioco, quello là, Bus Touristic, una cosa del genere. E stavo valutando. E allora, se ti chiedono un gioco, potresti, come ti ho accennato un po' di tempo fa, magari alternarlo, portarlo tipo 3 volte alla settimana e poi negli altri 3-4 giorni variare, quindi portare altri titoli. Perché se è richiesto, vuol dire che intanto lo sai se portare il programma, e poi insomma si affeziona. Questo pure è vero. Infatti io mo sto valutando se in 2 ore di live, ad esempio, portare diciamo così, rendere la programmazione un po' più ampia, quindi magari portare qualche altra cosa. Sto ancora vedendo un pochettino, perché io qua sono un novellino in confronto a voi, che oramai in maniera continuativa streamate da più tempo. Io è da gennaio che ho ripreso a essere un po' più costante. E allora qua ma è vero, è così, ti ho detto, poi è una tua caratteristica particolare. Eh sì, ma te ne accorgi dal fatto che comunque un certo tipo di gioco o programmazione ti fa molti spettatori, ma devi basarti anche sulle visualizzazioni dei programmi che porti. Quello pure è importante. Anche perché poi per la visualizzazione in diretta il discorso sarebbe un po' lungo. Dovresti considerare l'orario, il giorno in cui tu stai facendo la live, se c'è una festività, tutte queste cose qua. E quindi tieni conto soprattutto delle visualizzazioni dei video, perché quello comunque ti fa capire l'indice di gradimento.
L'unica cosa, peccato che Twitch non permetta di visualizzare anche il tempo medio, però diciamo che Bus Simulator sono 34 e normalmente come dire, il picco massimo qual è stato della tua programmazione? Perché se io facessi 34 visualizzazioni qua sul canale, insomma, per me sarebbe sarebbe festa. Però anche a me, tutto sommato, delle visualizzazioni live lentamente e gradualmente stanno aumentando, quindi non si molla. 78. Vabbè, se consideri che ieri era sabato e metti che ne so che hai fatto la live in un orario in cui magari le persone vanno a fare spesa o vanno in giro, voglio dire, secondo me 34 visualizzazioni è un ottimo risultato. È veramente un grandissimo risultato. Se consideri tutte queste cose qua. Ci sta comunque che capita, potrebbe capitarti che le visualizzazioni del canale si dimezzino, però. È vero, stai risalendo la stai Stai quasi per superare l'altro donatore. Ma tu, come si dice a Napoli, tieni un cuore. È un cuore grande. Io quando posso, ovviamente, do il mio contributo con il Prime. E devi dire scusami se sono pochi. No, scherzo, sono tanti. Sono veramente tantissimi. Veramente grazie a te questo canale sta volando e speriamo soltanto di iniziare a crescere anche nella programmazione, quindi poter permettere di ampliare la platea, insomma, dare un'ampia opportunità di poter scegliere e vedere anche altre cose. E comunque con Resident Evil Biohazard mi sono veramente divertito. Grazie al tuo consiglio, poi E io vado! e io pago. E io vado! Hai ragione, e tu paghi. Hai ragione, questo è vero. Mamma mia. E comunque, se non l'avete fatto, carissimi, io vi invito a seguire il canale di Fernbus, perché quando Bus volisce Bus vi fa schiattare dalle risate. Oh, ottimo. Come tipo cartone animato. Caspita. Se ho capito di quale gioco si tratta, che un'altra streamer pure spesso lo porta, è bello complicatuccio. Apparentemente sembra molto semplice, ma in realtà è bello complesso. Fernbus, lo sai che stavo pensando di preparare un jingle di sound alert per voi amici streamer. Infatti mi sto
Sto trovando le basi musicali per cantarci su. Ah, The Sims. Quello pure è abbastanza complicato, è Sims. Da portare, da gestire. Anche The Sims non sta andando più come prima. Che comunque secondo me bisognerebbe far sì che si possa alternare di settimana in settimana alcuni giochi, la programmazione, perché visto che, come dire, hai l'opportunità di poter variare, potresti provare a far girare a rotazione i giochi e vedere un gioco in quale giorno magari è più seguito, piuttosto che un altro gioco. Insomma, è da studiare sta cosa. E farming a me, per esempio, è a fasi alterne, dipende dal giorno, dipende dall'orario. A volte live ho fatto anche picchi di 6-7 visualizzazioni, altre volte 2-3, insomma la media dei 2-3 spettatori, insomma, va bene. E beh, tu c'hai anche il fatto che comunque il lavoro che ti stanco, cosa. Ma tu ti ho detto, tu quando hai tempo lo fai, magari vuoi dedicare qualche ora in più il giorno in cui sei libero da impegni personali, lavorativi, puoi magari passare qualche oretta in più. E ovviamente però devi stare anche, come dire, bello pimpante, eh. Prova, può darsi pure che ti va bene, però ricordati sempre di provare ad alternare. Infatti è quello che ho fatto pure io. Prima, se ti ricordi, il venerdì portavo Biohazard, Resident Evil, e adesso sto portando un po' di Euro Truck e American Truck. Per esempio, la settimana scorsa ho portato American Truck, e sta settimana, no, 2 settimane fa, giusto, sì. Insomma, sto alternando i venerdì. Caspita. E io ti consiglio, non so se sicuramente non lo stai facendo, però rivolgiti a un medico, soprattutto controlla se è una disfunzione ormonale dovuta al malfunzionamento della tiroide. Perché so che la tiroide è una ghiandola, beh, che produce ormoni, e ci sono due tipi di diciamo così, di patologie, ecco, di alternative, che uno ti fa fare, uno ti fa mettere massa e l'altra ti fa perdere peso. Ah, e può darsi. Allora, quando è così, e se è così, allora devi provare a curare un hobby, qualche hobby che ti piace particolarmente. Che ne so, per dire, andare a correre, andare in bici e provare a
a riprenderlo, magari se l'hai sospeso, perché se pratichi il tuo passatempo preferito e tu in qualche modo comunque ti rilassi. Ecco, per esempio, ecco, guarda, tu potresti fare anche una cosa. Potresti anche scaricare l'applicazione sul cellulare per fare lo streaming su Twitch, che ci sta pure Streamlabs, e potresti fare una diretta che disegni. Fergus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer 10. Voglio, grazie, ma non ti devo disturbare, veramente. Mi apprezzo, ma non ti preoccupare, che va bene anche quello che hai donato, anche le altre sì. Comunque, ti ho detto, puoi scaricare Streamlabs. Ora non so se il stream, mi pare anche l'app di Twitch, mi pare che ti fa fare la live col cellulare. Ti procuri magari qualcosa per disegnare, cioè per fermare il cellulare, e quando disegni tu fai la riprendi il disegno. Prova, perché parliamoci chiaramente, lo streaming, i gameplay oramai ce ne sono veramente tantissimi che lo fanno, e quindi magari è un settore un po' che è saturo, per cui è per questo che magari uno non riesce a fare grandi numeri di visualizzazioni, perché magari comunque ci sono i big, i grandi streamer che fanno numeri vertiginosi, roba che se io ne facessi, che ne so, 10 fissa ogni live, una media di 7 spettatori. Io personalmente 7-8 mi sentirei veramente molto 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 contento. Però mi accontento anche dei 3 spettatori. Fergus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer Voglio, 10. ma tu sei pazzo, veramente, io apprezzo. Ma scherzi a parte, ti ringrazio, veramente, stai facendo crescere questo canale in maniera incredibile. E stai raggiungendo la vetta dei top, dei donatori top, insomma, dei sostenitori top del canale. Comunque ti ho detto, prova anche a portare, a fare una live mentre fai disegni, perché così tu ti rilassi, poi allo stesso tempo fai pratichi il tuo hobby preferito, ti rilassi, le persone apprezzano anche il tuo lato artistico. E così conosciamo anche Fernbus dal punto di vista artistico. Questa è una cosa che stavo pensando pure io di fare su questo canale qua, e volevo alternare un po' al gameplay anche a qualcosa di, diciamo così, didattico, di diverso. Fra cui l'utilizzo del CB, della radio CB. Che ovviamente, diciamo, qui su Twitch, a parte un altro canale che gestisco, nessuno, mi dico nessuno, porta contenuti sulla radio CB. Poi magari qualcuno guarda sta live, prende spunto e lo porta e mi fa piacere. È un po' spiegare un pochettino cos'è la radio, tutte queste cose qua. Ovviamente io non sono un radioamatore, ma sono un cibista, quindi
limitarmi a quelle che sono le mie esperienze personali e tutte, insomma, tutte le cose che nell'arco di oramai l'anno prossimo sono giusto 10 anni di stazione, che è una piccola stazione radio CB, quindi compie 10 anni di vita. E mi sono appassionato al mondo della radio grazie all'amico radioamatore che si chiama Matteo, 1 Alfa Tango 284. E lui è un radioamatore, quindi ha la patente per le radio più grandi, più potenti, mentre invece io, non avendo il patentino, la patente per la radio, quella professionale, utilizzo il CB, che è altrettanto utilizzata anche dai radioamatori come l'amico Matteo. E quindi magari provo a portare qualcosa che ti piace. Se magari non ti va di essere ripreso al viso, riprendi il foglio di carta, lo metti in una posizione tale che ti permette di guardare nel display del cellulare, tenere d'occhio la live e poi allo stesso tempo fare qualcosa che ti piace, come si dice a Napoli. Quindi, caro zio Fernbus, divertiti. È importante inventarsi qualcosa di un po' di diverso. E io, da buon napoletano, diciamo così, cerco di prendere spunto da altri streamer. E poi, ovviamente, quando faccio una live, lo dico che ho preso spunto da quegli streamer, e gli faccio anche un po' di pubblicità. Tanto a me alla fine non mi costa nulla. Seppure devo perdere 2 follower al canale, 3, quello che sia, non fa niente. Almeno sono onesto. E quindi, amici ed amiche, seguite l'amico Fernabus e altri amici streamer. O più in generale gli streamer che hanno una platea non particolarmente folta. E Zovernbus, e questa è la situazione. No, poi dopo se ne parla qua. Per quanto riguarda farming, l'appuntamento è sempre per sabato sera, con il format Aspettando Farming 22, e poi la domenica mattina con Domenica Caffè in Farm, per scambiare 4 chiacchiere, e poi allo stesso tempo vedere un pochettino la situation comedy. E io approfitto in questo momento per ringraziarvi ancora una volta di esservi fermati a guardare la live. Io mi chiamo Fabrizio e qui su Twitch sono conosciuto con il nickname di DoubleODB. Ciò a cui voi in questo momento state assistendo è la sperimentazione, è una diretta o video sperimentale di un nuovo format che sto cercando di inventare, che si chiama Soft Gaming. E lo scopo di questo nuovo format è quello di far sì che voi vi sentiate rilassati durante la visione di una diretta, oppure e anche di un video in replica qui su Twitch o su YouTube. Ovviamente, per chi vuole guardare questo video su YouTube, lo potrà trovare martedì alle 12. E ovviamente, come sempre, se siete interessati ad acquistare
giochi scontati fino al 70%, fra cui anche Farming 22 o altri giochi multipiattaforma. Se state guardando questo video in replica sul canale Twitch, vi basterà digitare la parola gioco o game e vi uscirà il link dove appunto potrete dare un'occhiata se trovate il titolo del gioco o di software per PC che vi interessano. E poi ovviamente troverete il link per seguire i miei canali social, che sono Twitch, ovviamente, Facebook, Instagram e YouTube. E ancora grazie per la compagnia. Hi, welcome to the stream. Welcome to the rerun. My name is Fabrizio, and here in the community of Twitch, I am also known as Dablo or DB. Welcome to this new kind of making contents here on the web. In this moment, you are watching the experimental format called from me and invented by me called soft gaming. The soft gaming it's not a conventional way to produce contents, and the goal of this new format is let you feeling relaxed while watching this video in live streaming or rerun here on Twitch or watching this video on YouTube, my YouTube channel. So you can watch this video on YouTube on Tuesday at 12 p.m. If you are interested to buy games discounted up to less 70%, if you are watching this video in rerun, you can type in the chat game or gioco, and you will and the bot will you give it the link where you can buy games discounted. And you will find a few links as well here on Twitch or on YouTube, and on YouTube that are my social media channel. And if you are loving this soft gaming, please follow this channel and my social media channels that are YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. Obviously, thank you so much. Please stand by if you are stay here if you are loving this new format. Thank you so much. Thank you so much. Bienvenue dans le canal, merci pour vous être arrêté à regarder cette directe vidéo ou réplique. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo ou DB. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une directe quelconque, mais c'est une directe expérimentale.
d'un nouveau format que je suis en train d'inventer qui s'appelle le soft gaming. Le but du soft gaming, c'est de faire sentir relaxé le spectateur pendant une direct ou en regardant une vidéo. Ici, en réplique, en direct sur mon canal Twitch ou dans mon canal YouTube. Vous pouvez regarder ce vidéo sur mon canal Twitch le mardi à midi. Et si vous êtes en train de bien aimer ce genre de format, s'il vous plaît, faites-moi le savoir en suivant le canal ici sur Twitch et en suivant aussi les canaux social media. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%. Et jeu multiplateforme, vous pouvez le faire en tapant, si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique sur Twitch, en tapant le mot gaming ou jeu, puis vous allez trouver les liens dans la description des vidéos qui sont le lien pour acheter le jeu à prix réduit, puis le lien pour suivre mes canaux social media Facebook, Instagram, Twitch. Et si vous êtes en train d'aimer ce genre de nouveau format, suivez mes canaux social media. Merci beaucoup. Et restez à regarder jusqu'à la fin cette vidéo ou cette direct. Merci beaucoup. Merci. E poi voglio, come sempre, io vi ringrazio per la compagnia che mi state facendo e vi auguro un benvenuto da questo canale. E se ci siete capitati per curiosità, io mi presento, io mi chiamo Fabrizio, che in coppa a Twitch gli amici mi chiamano Dablo o DB. E quello che state guardando da questo momento non è una partita normale, diciamo, in New York, ma è a fase sperimentale in un nuovo format, un nuovo modo di fare i video che si chiama soft gaming. E un soft gaming praticamente è un modo di fare video o diretta che fanno in modo tale che chi guarda sto soft gaming si sente rilassata durante una diretta oppure durante una, mentre sta guardando un video che ha in replica in diretta in coppa a Twitch oppure in coppa a YouTube. E sto video ovviamente in coppa a YouTube esce un martedì a mezzogiorno. Poi se siete interessati a catta Farming 19 o a acquista Farming 22 a prezzo scontato, o ovviamente se volete accattare Yoga non solo per computer ma pure per piattaforme, cioè per console, quindi PlayStation, Xbox, tutte queste cose qua. Se state guardando questo video in diretta oppure in replica coppa Twitch, da chat basta che scrivete gioco e vi lascio link per acquistare a Cattao York, oppure da descrizione dei video sia che in coppa a Twitch che in coppa a YouTube trovate tutti i link da descrizione.
E ovviamente trovate pure i link ai canali social miei, caso Facebook, Instagram e Twitch ovviamente. E si sta bene a PC, uso Soft Gaming e loro aiuto, cioè, seguite un canale che così ma facete crescere e poi allo stesso tempo regime non vi perdete niente anche. E grazie ancora, quindi rimanete a guardare questo video fino alla fine perché così vi posso fare compagnia. Siamo rientrati, noi ci siamo sempre. E questa è. Giustamente. Allora mi è rimasto da raccogliere una fila qua, però non ho seminato. Ah, qua ci sta, guarda. Ai ai ai, ma allora ha seminato qua. No, qua non c'è niente. 7 7 avrebbe trebbiato qualcosa, vabbè. Allora, qua forse qua c'è qualcosa. Ui, Macho King. Macho King. Ui, Carlo, carissimo. Benvenuto. Diciamo che più che ASMR, questo si chiama soft gaming. Lo stavo spiegando come lo faccio ciclicamente. Qui durante la live. Allora, praticamente, innanzitutto ti do il benvenuto, buongiorno da Macio King detto alla napoletana, e benvenuto Carlo. Allora, il soft gaming è un format che sto cercando di diffondere, che sto creando. In pratica, il soft gaming non è altro che un gameplay nel quale lo spettatore che guarda la diretta o il video sui miei canali social si rilassa. Si rilassa. Se gli viene sonno, si addormenta e mi fa piacere perché appunto l'intento del soft gaming è proprio quello di rilassare lo spettatore. E quindi poi ovviamente diciamo che l'ASMR è un po' più complesso. Diciamo che forse questo potrebbe essere un ramo dell'ASMR. Comunque, grazie per il complimento. Vuol dire che questo format o questo modo di mio di fare i gameplay inizia a essere apprezzato, e questo mi fa onore. Grazie, Carlo. Macho King.
Carlo, no, tu, anche tu sei uno streamer, approfittiamo della live per fare un po' di pubblicità. Ah, ok. E allora, non so se tu conosci Macho King, ecco, se non lo conosci, insomma, ti consiglio di seguire il suo canale perché è divertente. Ed è molto ma molto più bravo di me su farming. mi piace fare lo spot per i canali amici. Se non mi sbaglio fa il pool, fa lot pool. No, scherzi a parte, anche lui è un bravissimo, anzi lui è molto più bravo di me qui su farming. È veramente bravo. Macho King mi sa che è sparito, si è fatto rosso rosso dall'emozione. Macho King è un mito, è bravo, è bravo, ma tutti gli streamer sono bravi, ognuno a modo suo è bravo, soprattutto quegli streamer che se devono, come dire, fare lo spot ad altri streamer non si creano il problema. Ma in che posizione sei arrivato, Macho King, poi? Io so che tu solitamente arrivi sempre in testa. Arrivi sempre sul podio più alto. Dopo, ovviamente, che hai spremuto per bene la macchina, come dice il grande Guido Bagatta, gas a martello. Però le carote, a proposito di carote, Macho King, ma quanto fruttano? Non so se tu utilizzi mappe multifruit, ma le carote qui su Farming 19 quanto fruttano? Perché ho visto che le patate fruttano abbastanza bene, però non pagano tantissimo. Mi tocca andare, che mi hanno chiamato. Ui, allora Macho King, buona carica batteria, anzi buona carica pappatoria. Se non vai in live, ti auguro una buona continuazione, altrimenti poi, come al solito, stasera faccio un giro per i canali degli amici e quindi vengo a salutarti, a fermarmi un po' con te e ci facciamo una chiacchieratella. Hai fatto la pole position. ma voi conoscete il menù del vostro pranzo domenicale? O diciamo così, andate a fiducia e quindi siete come me che quello, come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca e quindi si mangia di tutto un po'. Eh beh sì, effettivamente Carlo hai ragione. Per esempio qua, ottimo, bello. Io per esempio su questa mappa qui, che è la DLC Alpine, la Erlengrand, pare che si chiama, qui pagano bene semi di soia, la colza un po' meno, poi semi di girasole ti pagano bene e il latte non ti dico, è qualcosa di spettacolare. Ciao Macho King, buona continuazione, buona carica pappatoria qua, buona carica batteria e grazie per essere passato in Lives. E qui ci vuole un applauso, Macho King, dalle Sound Alert.
Un applauso per te. E soprattutto alla persona che ti fa mangiare questo po' di cose buone dal monte. Sì, questo sì, però su questa mappa qua ho detto, beh, la colza non la paga quanto i semi di soia, però sì. Ho notato pure io che... Ah, l'insilato, sì. Al biogas. Infatti ho preso una mod che converte la pula, l'erba, tutte queste cose qua in insilato. E la... Mi diverto e guadagno un pochettino e poi ovviamente la maggior parte... dell'insilato al momento lo sto dando alle mucche, perché all'inizio, quando ho iniziato a giocare qua, avevo acquistato il biogas, però lo usavo poco. Vai tranquillo Carlo, non ti preoccupare, anche se insomma non ci sei, vai tranquillo che mi ha fatto piacere, insomma, sentirti. Ciao ciao, bye bye. Buona continuazione. E thank you so much. E nonostante i problemi tecnici abbiamo fatto questa live domenicale e ci siamo presi questo caffè insieme, e anche se in questo momento sono le 12 e un quarto di domenica mattina, poi andiamo a fare un po' di aperitivo, facciamo l'aperitivo virtuale e poi tutti a fare le carica pappatoria. Direi di lasciare il tubo aperto, ma noi chiudiamolo a fine, che poi passa l'amico Jason e dice: Tablo, ma che fai con il tubo di scarico della tribbia aperto? Mica è una canna a fumare. Beh, giustamente ragione, quindi onde evitare di farmi fare una ramanzina dal gran maestro di farming Jason Farm, chiudo tubo. Apro tubo, bomba, come dice il grande Nick, che saluto. Ciao Nick, seguite anche l'amico Nick, lo streamer bravissimo, oltre a seguire Macho King, la zappa storta, Arvid underscore 80, Wopparan 71 se non ricordo male, poi la zappa storta, Brixia 74 mi pare, e seguite soprattutto i vostri streamer preferiti e se potete sosteneteli, mi raccomando. Se potete, sostenete i vostri streamer preferiti.
poi se divento anche io il vostro streamer preferito, mi fa piacere. No, scherzi a parte, sostenete gli streamer perché vi posso garantire che dietro un paio d'ore di dirette, molto spesso ci sono giorni e giorni di preparazione, ore e ore, a volte anche giorni di lungo briefing, e quindi c'è tanto lavoro dietro le spalle. So I was suggesting to follow a few friends channel, but I want to say, I suggest you, if you can, please support the smallest streamer and support your favorite streamer. Do this because it's very important. Alors, je disais que c'est très important de aider les petits streamers à grandir. Suivez, aidez-le, soutenez-le, et c'est très important parce que derrière un peu 2 heures de direct, beaucoup de fois il y a beaucoup d'heures d'études de programmation, et parfois il y a aussi jour de travail pour faire et créer des bons contenus pour le web. Et alors, si vous pouvez aider vos streamers préférés. Allora, vediamo un po' a che punto stiamo qua con la mappa. Ma allora qua devo andare assolutamente a pulire le mucche, cavalli. Ok, stiamo a buon punto. Allora, mi sembra che è rimasto solo quel baffetto. Ok, lo stiamo andando a prendere appena in tempo. Ottimo.
Thank you.
Allora, il nostro appuntamento è per quanto riguarda farming, è per sabato prossimo. Io vi ringrazio ancora per la compagnia che mi avete fatto. La programmazione della replica termina qui. Io vi ricordo che la programmazione del canale inizia martedì con il Turbo Star di Ralph Garage e ovviamente vi aspetto. Poi troverete la replica del nostro format Domenica Caffè in Farm su YouTube. La troverete martedì a mezzogiorno. Quindi vi auguro una buona continuazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. L'appuntamento, quindi, lo ripeto, è per martedì. Adesso restate qui e che saluto gli amici in lingua inglese, francese, poi mi congederò e ci congederemo tutti quanti, augurandovi una buona continuazione con il mio oramai famosissimo modo di dire napoletano, ben augurante. E quindi adesso passiamo alla lingua inglese. So I want to say thank you so much everyone for making me company. Our rendezvous for farming simulator. It's Saturday at 9 p.m. Our Promessa Agria big 90 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. review. Grazie mille, benvenuto o benvenuta. Promessa Agria 90, grazie per il follow e quindi approfitto per I was saying our rendezvous. It's for Tuesday with the Turbo Star of Ralph Garage. Thank you so much. Ok, ti chiedo scusa. Promessa Agria, ti chiedo scusa. Thank you so much again. Now we'll say goodbye to French friends and I will say you cheers with my Neapolitan way to say good have a good things. Thank you so much. Our rendezvous is so for Tuesday. Alors merci pour votre compagnie, merci beaucoup. Notre rendez-vous avec Farming Simulator avec le dimanche café en farm termine ici. Notre rendez-vous c'est pour dimanche prochain, mais samedi soir à 21h30 il y a le format de En attendant Farming 22. Je vous attends ici. Le rendez-vous pour la programmation du canal c'est pour mardi à 15h30 avec le Turbo Star de Ralph Garage. Nous allons commencer notre semaine de streaming avec Ralph Garage. Merci pour votre compagnie. J'espère que vous avez bien agréé ce genre de direct. Maintenant, le rendez-vous donc c'est pour mardi avec notre programmation du canal. Ce vidéo sera disponible sur mon canal YouTube mardi à midi. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous saluer en napolitain. Merci beaucoup. Et alors, voyons l'appuntamento con Rumenica Caffè da Fattoria Fornescimo. L'appuntamento è per
domenica e mattina prossima. Ovviamente l'appuntamento invece con Farming è sabato sera e 9:30 a sera, e oggi ho fatto pure una bella rima. Poi, video, se voi state guardando questo video, in replica finisce qua, quindi l'appuntamento è per martedì e 3:30 pomeriggio ci facciamo un bello giretto con Turbostar e Ralph Garage. Io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto, spero che abbiate fatto compagnia a voi se state guardando questo video in replica e voi che mi avete guardato in diretta, insomma, mi ha fatto una bella compagnia e questo mi fa enormemente piacere. Allora, quindi detto questo, mi pare che faccia tutto cosa. Ovviamente, un video questo video che state guardando è disponibile in replica, ovviamente, ma pure un coppo canale mio YouTube martedì a mezzogiorno. Detto questo, io vi ringrazio a tutti quanti per essere stati qua con me. Grazie a tutti per essere passati qui nel canale, grazie per le iscrizioni e per i messaggi, merci pour votre inscription ici dans le canal, merci pour la compagnie pendant cette direct, thank you so much for following the channel, thank you so much for the company during this live streaming, grazie mille a tutti e state buoni, ciao a tutti, ciao ciao.